È un'avvertenza per la difesa della dignità del dipendente pubblico, quella che stiamo portando avanti da mesi dopo le dichiarazioni del sindaco De Luca sullo stato finanziario dell'ente e sulla possibilità dei tagli per i lavoratori dopo la riduzione dei fondi da parte del governo centrale. A parlare questa mattina i dipendenti pubblici del comune di Salerno che si sono dati appuntamento in piazza Mendola per un'assemblea generale per chiedere proprio rispetto e il riconoscimento del lavoro svolto per la difesa del lavoro pubblico e dei servizi ai cittadini. Noi da 3 mesi abbiamo tentato di avere un incontro con l'amministrazione in cui non c'è stato assolutamente verso di poter ragionare. Se l'amministrazione De Luca ha comunicato alla città che ci sono problemi di bilancio, addirittura a non pagare gli stipendi, noi ci siamo preoccupati. A seguito di queste preoccupazioni abbiamo chiesto a De Luca di farci capire un attimo questa riduzione economica all'interno dell'ente, che danni porta non solo ai dipendenti, perché noi possiamo guadagnare qualche euro in meno, ma lo stipendio comunque lo prendiamo, ma che comporta in riduzione ai servizi ai cittadini. È evidente che praticamente siamo in difficoltà, noi come lavoratori, ma soprattutto anche la città, questo si percuote sulla città. Questi tagli, tra virgolette, effettuati dall'amministrazione, di cui non siamo a conoscenza, ci sta creando dei problemi organizzativi interni. Quindi è necessario avere un confronto con l'amministrazione. L'assemblea è un primo passo verso uno sciopero. Se non ci saranno risposte, noi saremo costretti a indire uno sciopero generale di tutti i dipendenti comunali. L'assemblea, che ha richiamato in piazza oltre 1.000 dipendenti comunali, è dunque solo l'inizio, spiegano i sindacati, se non ci sarà il confronto con il sindaco, confronto richiesto da tempo. La nostra battaglia, affermano, sarà incentrata sul bilancio dell'ente, per passare al vaglio le voci di spesa e trovare i soldi che servono, togliendoli agli sprechi e alla cattiva gestione. A noi interessa sapere se i tagli che il sindaco paventa per i dipendenti del pubblico impiego del comune di Salerno, se sono a 360 gradi. E quindi questo taglio a 360 gradi ci dovrebbero entrare anche luce di artista. È vero che avremo una città più bella, è vero che forse avremo più gente a Salerno, ma è pur vero che si paventa il rischio degli stipendi dei lavoratori del comune di Salerno. Quello che ci preoccupa non è l'anno 2011, ma è il futuro. Oggi ci si rammenta dei fitti passivi, ci si rammenta del parco macchine, ma non si razionalizza il personale nei settori. Quindi si pensa alle luci di artista in questo campo, nel senso che prima di pensare alle luci di artista bisognerebbe pensare a una riorganizzazione della macchina comunale per razionalizzare le spese. Quindi vedere effettivamente i tagli dove possono essere fatti. Noi siamo disposti a dare il nostro contributo ai tagli perché a noi interessa salvaguardare lo stipendio.